Sindaco d'Abramo, Festival della Canzone Leporanese, ossia la valorizzazione della tradizione leporanese, delle tradizioni leporanesi in musica. Beh, anche nell'ambito del calendario dell'estate leporano abbiamo inserito fortemente, abbiamo voluto inserire fortemente questo avvenimento, questo festival che da anni non si teneva a Leporano. Abbiamo rispolverato, riscoperto tutti i vecchi testi, siamo veramente entusiasti, siamo onorati di proporre questo festival, soprattutto perché è tradizione leporanese, ma soprattutto per il nostro amico che non c'è più, un grande cantautore Enrico Suma, che è rappresentato questa sera dalle due figlie. Beh, certamente ora ci stiamo godendo, stiamo beneficiando per così dire di questa buona e sana e tradizionale musica, però c'è da dire che c'è tutto un lavoro di ricerca alle spalle proprio per rispolverare quelle antiche tradizioni musicali. Senz'altro è stato fatto un lavoro certosino e fatto bene. Devo ringraziare tutti coloro che si sono attivati in questi mesi, coloro che hanno provato, siamo da dicembre che stanno provando, quindi sono andato alla ricerca dei vecchi testi che era molto difficile andare a ritrovare, e comunque siamo entusiasti questa stasera come amministrazione di portare questo festival alla ribalta, così come meritava e merita che sia riportato. Per concludere, una Leporano all'insegna della musica popolare. Senz'altro sì, anche questo fa parte della cultura leporanese e quindi noi ci teniamo e dobbiamo chiaramente garantire e tutelare quello che abbiamo, anche la cultura che è legata alla musica popolare.